tra università e innovazione. Si rinnova anche oggi presso l'Università di Teramo l'appuntamento con lo Startup Day. Sicuramente si rinnova, è un appuntamento che vorremmo rendere istituzionale e con la proposta di un festival delle start-up. Oggi iniziamo presentando delle aziende che sono riuscite a vincere la sfida. Un dato interessantissimo è stato presentato dal Censis lo scorso 9 ottobre in conclusione dell'attività dell'Expo di Milano. Nel secondo trimestre 2015 sono state create 300 nuove aziende al giorno da imprenditori con età inferiore ai 35 anni. Sono in qualche modo riconducibili, assimilabili a delle start-up, non solo per l'attività che svolgono, ma anche per come sono state concepite queste aziende. Noi vogliamo far sì che i nostri giovani possano partecipare a questo vento di innovazione, a questo vento di rinascita, a questo vento di sviluppo economico, uno sviluppo durevole nella misura in cui sarà possibile realizzare, creare start-up, creare nuove aziende e rilanciare il nostro territorio. Credo che questo dia senso e significato alla presenza di una università sul territorio.